Le celebrazioni di questo 25 aprile, che festeggiano la liberazione e soprattutto 75 anni di pace, sono rese quasi surreali da questo nuovo nemico che abbiamo chiamato Covid-19. Nel pensare a cosa dire, mi sono chiesta cosa c'entrasse il Covid-19 con la festa della liberazione. Come si può far festa quando questo virus ci costringe a un clima da coprifuoco, in cui ci fa contare ogni giorno le vittime e che peraltro ci trasmette l'angoscia di essere noi stessi inconsapevolmente degli untori che mettono a rischio i propri cari, come succedeva durante la guerra ai delatori. Poi ho pensato che invece possiamo e dobbiamo immedesimarci nel 25 aprile del 45, quando però alla sera, a piazze vuote, finita l'euforia della festa, ognuno nelle proprie case ha cominciato a pensare a come fare a ripartire. Ho pensato a mio padre, internato militare, che tornato dal campo di concentramento ha trovato la sua casa e il suo paese bruciati e la moglie coi tre figli sfollata e ha ricominciato. Hanno ricominciato, hanno ricostruito la casa, si sono reinventati un mestiere. In una parola, hanno ricominciato piano piano a vivere. E quante volte nella loro vita hanno dovuto ricominciare? Magari per un lutto, o per una malattia, o per una crisi economica, o semplicemente quando sono emigrati. Ecco, questo 25 aprile 2020 credo ci debba e ci possa insegnare questo. Da ogni festa per la liberazione da un nemico, che sia un coronavirus o altro, è importante sempre saper ripartire. Molte cose saranno diverse, le relazioni, il lavoro, l'economia, ma quello che non deve cambiare è la nostra voglia di ripartire, il senso che daremo a questa ripartenza, come ci hanno insegnato i nostri padri e i padri costituenti, avendo come obiettivo il bene comune, dato da una rinnovata consapevolezza che non ci si può mai salvare da soli e che la libertà o è democratica o non è. Voglio quindi sperare che da questo 25 aprile usciamo tutti più determinati e sappiamo cogliere la necessità di ridefinire o ricostruire l'organizzazione di settori importanti del nostro Paese. E in questa necessità, sappiamo anche cogliere l'opportunità di ridistribuire equamente la ricchezza, partendo da beni quali la salute, la cultura e l'istruzione e il lavoro. Pertanto, buona partenza a tutti noi.